14 aprile 1912. Il Titanic si scontra con un enorme iceberg e affonda. La storia la conosciamo tutti, ma se usassimo il ghiaccio per riportare alla luce la nave? Servirebbero anche chilometri di reti metalliche e tantissimo azoto liquido. L'idea è di incapsulare il Titanic in un blocco di ghiaccio che risalirebbe fino in superficie. Per cominciare bisognerebbe avvolgere il relitto con una rete metallica e ricoprire tutto di azoto liquido. Peccato però che avvolgere con la rete il relitto sia impossibile. Bisognerebbe trovare un modo per sollevare la nave. Ma supponiamo che si trovi il modo. A quel punto bisognerebbe trasportare centinaia di enormi serbatoi di azoto liquido. Ma immagina di aprire i serbatoi sott'acqua, nel nord dell'Oceano Atlantico, dove l'acqua è così fredda che a contatto con l'azoto sembra bollire. L'azoto si disperde rapidamente, senza riuscire a formare un blocco di ghiaccio. Nuovo tentativo, sollevare il Titanic con l'aiuto di immensi magneti. Servirebbe una grande imbarcazione, equipaggiata di magneti. I magneti verrebbero calati in profondità, illuminando gli abissi con dei proiettori luminosi. Si intravede parte del relitto. I magneti arrivano finalmente a contatto con lo scafo metallico della nave. Il rimorchiatore comincia a tirare sui cavi che reggono i magneti. Alcuni si staccano dallo scafo del Titanic, ricoperto com'è da conchiglie e coralli. Alcune parti del relitto si romperebbero, staccandosi dallo scafo. Il rimorchiatore non sostiene tutto quel peso. Non solo il peso dello scafo, ma anche l'immensa pressione esercitata dall'acqua interferirebbe con le operazioni. Alla fine verrebbero in superficie solo frammenti della nave. A dire il vero, c'è già stato un tentativo di riportare su parti del Titanic. Un'impresa da 5 milioni di dollari, fallita su tutta la linea. Allo scafo vennero agganciate delle imbragature di nylon, che a loro volta erano collegate a potenti motori diesel. L'intera operazione venne svolta da un mini sommergibile. Una sezione del Titanic, pesante 21 tonnellate, venne tirata su, ma una delle imbragature fu rotta dalla pressione dell'acqua. A quel punto, uno dopo l'altro, i tiranti si spezzarono e il pezzo dello scafo si inabissò di nuovo. Con l'equipaggio della spedizione ormai a corto di provviste, sperduti in un punto remotissimo dell'Atlantico, si decise di non procedere a un secondo tentativo. C'è stato un film, tratto da un libro, che racconta di un tentativo di recupero del Titanic mediante aria compressa. In realtà nessuno ha mai tentato questa soluzione. Servirebbero centinaia di cilindri di aria compressa, i quali andrebbero installati nello scafo del Titanic e riporterebbero piano il relitto in superficie. Solo che, immergendo dei cilindri di aria compressa in mare, questi tornerebbero subito su. Le operazioni sarebbero parecchio complicate. Servirebbero cavi a cui ancorare i cilindri, oppure un potente sottomarino per portarli fino al fondale. Meglio tanti sottomarini. Ma la pressione dell'acqua farebbe implodere i cilindri, finendo per provocare una vera catastrofe. Tutto troppo costoso e rischioso. Il progetto di recupero del Titanic più costoso e complesso è probabilmente quello che prevede di estrarre idrogeno e ossigeno direttamente dall'acqua del mare. I due gas andrebbero poi a riempire degli speciali contenitori che, agganciati alla nave di recupero, trainerebbero fino in superficie il relitto. In teoria si potrebbero estrarre milioni di tonnellate di idrogeno e ossigeno senza arrecare il minimo danno all'oceano. Ma un filtro capace di una simile impresa costerebbe miliardi e miliardi di dollari. L'alternativa è usare un agente chimico in grado di separare gli elementi dagli atomi di acqua, col rischio però di privare di ossigeno l'intero oceano. Erano diretti verso il nuovo mondo quando un incontro con un iceberg distrusse tutti i loro sogni e le loro speranze. Ci furono panico e lacrime e addii strappalacrime, come quello tra Jack e Rose. Ci fu davvero? Vediamo quanto sei preparato sulla vera storia del Titanic. La storia d'amore tra Jack Dawson e Rose DeWitt Vocator si ispirò a dei fatti veri. Cosa ne dici? Mito o realtà? La più emozionante storia d'amore del Titanic fu inventata dallo sceneggiatore e regista del famoso film James Cameron. Alcuni passeggeri ritratti nel film erano però veri. E per pura coincidenza c'era un Jay Dawson a bordo. Il suo nome però era Joseph, non Jack, e lavorava nel reparto delle caldaie a carbone. L'oggetto più caro che si perse con il Titanic fu un quadro di Pablo Picasso. Secondo te?
è un mito, un altro passatoci dal famoso film. L'oggetto di grande valore che affondò con il Titanic fu probabilmente un dipinto di Mary Joseph Blondel del 1814. Di valore inoltre vi era un violino appartenuto a Wallace Hartley, il musicista che insistette per continuare a suonare fino all'ultimo minuto. C'erano anche una Renault Type CB Coupé de Ville del 1912 che oggi costerebbe milioni di dollari, un manoscritto di Joseph Conrad delle prime edizioni di saggi di Francis Bacon, 5 pianoforti a coda Steinway e, naturalmente, della preziosa porcellana e i gioielli dei passeggeri di prima classe. Il Titanic era la più grande e lussuosa nave passeggeri dell'epoca. Ti sembra vero? Sì, totalmente vero. Nell'aprile del 1912 il Titanic era la più grande nave mai costruita. Era lunga 270 metri e aveva una capacità massima di passeggeri di 2.435 persone. Non è molto paragonata alla più grande nave da crociera moderna, Symphony of the Seas, che è poco più lunga del Titanic ma può trasportare il doppio dei passeggeri. E sì, non ci sono navi da crociera che abbiano superato il lusso del Titanic a oggi. Costò più di 200 milioni di dollari in valuta attuale. Anche i biglietti erano abbastanza cari, ovvio. I biglietti di prima classe andavano da 1.700 dollari in valuta attuale per una cuccetta fino a 50.000 dollari per una delle due suite. I biglietti di seconda classe costavano 700 dollari. I passeggeri di terza classe pagarono 170-460 dollari. La maggior parte dei passeggeri della nave inaffondabile riuscì a sopravvivere. Vero o falso? Purtroppo è falso. Solo il 37% di tutti i passeggeri riuscì davvero a sopravvivere al viaggio sul Titanic. Circa il 61% dei passeggeri di prima classe, il 42% dei passeggeri di seconda classe e il 24% dei passeggeri di terza classe ce la fecero. Il Titanic stava attraversando il triangolo delle Bermuda quando accadde l'incidente. Ed ecco perché affondò. Cosa ne pensi? Mito o verità? È al 100% una cosa inventata. Il Titanic non si avvicinò mai al triangolo delle Bermuda. La nave affondò a circa 645 km a sud di Terranova, a un'enorme distanza dal nord delle Bermuda, la famigerata area dove navi e aerei spariscono senza lasciare traccia. Se il Titanic è affondato, dovremmo prendercela con la Luna. Vero o falso? Questa è vera. La Luna influisce pesantemente sulle maree. Più vicina è la Luna alla Terra, più forti sono le maree, per via dell'aumento della gravità del nostro satellite. Nel 1912 la Luna era così vicina che fece staccare dalla Groenlandia diversi ghiacciai. Questi enormi blocchi di ghiaccio che si staccarono dai ghiacciai cominciarono a dirigersi verso sud. La superluna si verificò solo 6 minuti prima di una marea primaverile. L'allineamento della Luna, del Sole e della Terra che porta le loro gravità combinate a raggiungere il picco due volte al mese. E il giorno prima il nostro pianeta aveva raggiunto la sua massima vicinanza al Sole, che rese la gravità ancora più forte. L'insieme di questi eventi creò le condizioni perfette per una delle maree più potenti nella storia. Gli iceberg che si staccano dai ghiacciai della Groenlandia si fermano nelle acque costiere di Labrador e Terranova, dove spesso si arenano. Per continuare a spostarsi, devono sciogliersi oppure alleggerirsi, oppure prendere un'alta marea che li spinga oltre. Nel 1912 questa marea aveva raggiunto l'altezza massima. Così si dovettero cambiare molte rotte verso sud per via dell'elevato numero di iceberg. Ma non quella del Titanic, naturalmente, perché si pensava che fosse inaffondabile. Ci vollero 4 ore e 40 minuti perché il Titanic affondasse. Cosa ne dici? È falso. E se sei un esperto di Titanic, sicuramente sai che ci vollero invece 2 ore e 40 minuti. Che già fu abbastanza poco, visto il danno causato dall'iceberg.
non affondò più velocemente grazie a come era stata costruita la nave. C'erano 16 compartimenti stagni nella parte inferiore della nave. Funzionavano come un'ancora di salvezza. Quando l'iceberg si scontrò con lo scafo, penetrò in 6 compartimenti. Il Titanic poteva rimanere a galla se solo 4 dei compartimenti fossero stati danneggiati. L'acqua riempì i 6 compartimenti in un'ora. In questo tempo la nave si piegò leggermente sul fianco destro. Poi l'acqua cominciò. Secondo te, quante teorie esistono sull'affondamento del Titanic? Esatto, un'infinità, inclusa una mia teoria che oggi condividerò con te. Starà a te decidere quale teoria ti sembra più plausibile. La prima versione degli eventi è detta teoria del pezzo unico. Un'ipotesi molto semplice, secondo cui la nave sarebbe affondata senza prima spezzarsi. Ore 2:18. Le luci si spengono. La nave si inclina a 45 gradi e comincia inesorabilmente ad affondare negli abissi dell'oceano. Ore 2:20. Nemmeno 3 minuti dopo, la RMS Titanic scompare dalla superficie dell'Atlantico, per sempre, ma senza spezzarsi. Il transatlantico affonda tutto intero. Naturalmente è una bufala. Nel 1912 il Titanic era non solo la più grande nave al mondo, ma la più grande mai costruita in assoluto. Difficile immaginare un colosso simile affondare senza spezzarsi. È impossibile. Beh, insomma, non è tutta colpa dei complottisti. L'ipotesi risale a prima del ritrovamento del relitto, quando altre teorie non esistevano. O forse sì. Il giorno dopo la tragedia, i superstiti vennero interrogati e raccontarono le loro versioni. Alcuni dissero che la nave si era in effetti spezzata in due appena prima di colare a picco. Tra di loro, il 17enne Jack Thayer descrisse per filo e per segno gli eventi rimasti nella sua memoria. Basandosi sul suo racconto, il disegnatore L.D. Skidmon tracciò uno schizzo in cui raffigurò la nave spezzata in due. Ma nessuno credde a Jack o agli altri testimoni. Senza altre prove che quelle oculari, tutto rimase incerto, finché nel 1985 le prove arrivarono. Prima teoria della frattura. Nel 1985 Robert Ballard ritrovò il relitto del Titanic sul fondo dell'oceano. Quando la gente vide le immagini del relitto, fu subito chiaro che Jack e gli altri avevano ragione. Il Titanic affondando si era davvero spezzato in due. Ecco dunque la teoria. Ore 2:15. La chiglia si squarcia. Il lato di tribordo e lo scafo iniziano a inclinarsi e a spezzarsi. Ore 2:17. Si spezza la sezione della cambusa. Le ciminiere crollano sotto il loro stesso peso. Le luci si spengono. La poppa si solleva verso l'alto mentre la prua si spezza e inizia ad affondare. A poppa, lo scafo è ormai ancora unito al resto della nave solo da poche sezioni. La poppa inizia poi a ricadere verso il basso mentre la nave cola a picco. Si rialza un'ultima volta, disegna un semicerchio e affonda. Tutto sembra convincente, sì. Ma qualcuno notò dei difetti nella teoria. Ad esempio, il Titanic non avrebbe potuto restare tutto intero così a lungo a tale angolazione. La frattura doveva per forza essere avvenuta prima, il che significa che c'era ancora moltissimo da chiarire. Pane per i denti dei complottisti che subito ipotizzarono altri scenari. Andiamo allora a guardarli, cominciando dai peggiori. Teoria della frattura a V. Secondo la prima ipotesi della frattura, il Titanic si inclinò a tal punto che il peso della sezione di poppa provocò la rottura in due tronconi. Forse esistono altre spiegazioni fisicamente possibili? Nel 2006, l'ingegnere navale Roger Long ideò la cosiddetta ipotesi della frattura a V. Ore 2:17. La nave inizia a spezzarsi a un angolo più basso, forse di circa 11 gradi. La sezione superiore della nave si spezza. In quel momento, il Titanic è tenuto insieme solo dalla sua struttura rinforzata. Ma il peso si fa insostenibile. L'acqua continua a penetrare nella nave, aumentando ulteriormente la differenza di peso tra le due sezioni, facendo curvare il Titanic fino a fargli assumere una forma simile alla lettera V. Il ponte superiore viene schiacciato e deformato dal peso. La prua si inabissa rapidamente, seguita poco dopo dalla poppa. Questa teoria è stata smentita più e più volte, comunque. Roger Long la ideò perché, secondo lui, solo così poteva spiegarsi la deformazione dei resti del ponte superiore della nave. Era ignaro però che esiste un ben preciso fenomeno fisico detto abbattimento idraulico, ovvero fu la forza dell'acqua e non il peso a ridurre così il Titanic. Una seconda teoria della frattura a V afferma che la prua sia tornata a galla dopo la rottura dello scafo. L'ipotesi è, manco a dirlo, fisicamente impossibile data l'enorme massa della sezione di prua. Ma non solo, si basa anche su presupposti errati. Ricordi Jack Thayer? L'ipotesi parte appunto dallo schizzo disegnato in base al racconto suo e di altri testimoni. Ma in verità nessuno aveva visto il Titanic spezzarsi nel modo ritratto.
Il giovane Jack affermò in seguito, durante un'intervista, che lo schizzo gli risultò da subito diverso da quello che aveva visto accadere. A disegnarlo fu d'altronde un passeggero del Carpathia, la nave che trasse in salvo i superstiti del Titanic dopo aver ricevuto l'SOS. Insomma, il disegno era solo un'interpretazione. Chiarito questo, andiamo a vedere una delle teorie più interessanti, la teoria della banana di James Cameron. Abbiamo visto tutti il leggendario film Titanic, vero? Rimasto nella storia per gli incassi, gli Oscar vinti e le nomination ricevute alla 70ª edizione del premio. Sapevi però che il regista James Cameron si era già da tempo appassionato alla storia del Titanic? Tanto da aver scritto libri con le sue dettagliate ricerche e aver formulato una sua ipotesi personale sugli eventi. La chiamò teoria della banana. La dinamica è la stessa che poi ha raffigurato nel suo film. Ecco quale. Il Titanic raggiunge un'angolazione di 23 gradi e si spezza circa a metà. Lo scafo rinforzato tiene ancora unita la nave mentre la poppa crolla. Finché tutto lo scafo si spezza e la prua e la poppa si separano. La poppa dapprima si innalza verticalmente e poi si inabissa in pochi istanti. La teoria di Cameron è accurata, ma la prossima lo è ancora di più. L'ha elaborata Roy Mengo. E chi è? Direi tu. Roy Mengo era un ingegnere ed è sua la teoria più plausibile tra quelle elaborate finora. Ore 2:17. Le luci sul Titanic si spengono. In questo istante la nave è inclinata di circa 20-23 gradi. D'un tratto lo scafo si spezza più o meno all'altezza della terza ciminiera. La poppa precipita in acqua. La chiglia affonda subito. Il resto dello scafo si squarcia in breve tempo, con l'acqua che penetra attraverso ogni crepa, mentre la prua affonda quasi in verticale. In quel momento la poppa viene spinta verso l'alto a un angolo di 70-90 gradi e poi cola a picco a sua volta. La teoria ha solide basi scientifiche, ma è, per così dire, controversa. I superstiti che videro tutto dissero che la poppa restò a galla per più tempo, quando la prua era già affondata. La teoria di Mengo contraddice queste testimonianze, a differenza della teoria di James Cameron. Hai le idee confuse quanto me? Beh, la verità è sicuramente una via di mezzo, come sempre. E ora, come promesso, ti darò la mia versione dei fatti. Ok, non è davvero una mia teoria, è più che altro una combinazione tra quelle di Mengo e Cameron. Secondo me, James Cameron aveva ragione sulla dinamica. Ore 2:17. La nave è paurosamente inclinata. Le luci si spengono. Lo scafo si spezza in due e la prua inizia ad affondare. La poppa, grazie ai rinforzi nello scafo, è ancora quasi integra e resiste per un minuto circa. Poi crolla a sua volta e precipita in acqua. A quel punto, come dice Mengo, la poppa risale quasi in verticale per poi colare a picco. Uno scenario plausibile che non contraddice i racconti dei testimoni che videro chiaramente lo scafo spezzarsi. Significa che accadde fuori dall'acqua. Videro anche la poppa ferma in verticale sopra l'acqua per alcuni minuti prima di sparire per sempre nell'oceano. Ad ogni modo si tratta sempre e solo di ipotesi. Comunque sia andata, quella del Titanic resta una grande tragedia. Sono passati già più di 110 anni da quel fatidico giorno in cui il Titanic si scontrò con un iceberg e affondò. Tra l'altro, la compagnia Blue Star sta per completare la costruzione di una replica esatta del Titanic. Il Titanic 2 salperà presto lungo la stessa rotta dell'originale, con a bordo 2.400 persone. Speriamo solo che stavolta fili tutto liscio.